Era il 10 ottobre del 2010 quando Emanuel Caleca, che è qui con me, inventò quella che oggi è il suo piatto di punta, la spinata fatta con il mais spinato. E proprio in questi giorni, a distanza di 8 anni, siamo a fine settembre, ma insomma pochi giorni mancano, il suo ristorante propone dei nuovi piatti a base di mais spinato, il mais antico che è stato recuperato proprio qui nella comunità di Gandino. Emanuele è qua per presentarceli. Diciamo che in questi anni la sua attività non si è mai fermata, anzi, come vedete, abbiamo anche la birra a base di mais e poi altri prodotti che ci illustrerà lui stesso. E questa sera, in particolare nel contesto del galà dello spinato, ci parlerà e avrò anche il piacere e l'onore di assaggiare questi nuovi piatti a base di mais spinato. Buonasera Emanuele, grazie per averci accolto nel tuo ristorante. Ricordiamo in piazza Gandino, il ristorante centrale. Ecco, raccontaci un po' che piatti hai voluto, hai pensato e ideato appunto per queste giornate. Va bene, allora in occasione del galà abbiamo preparato una polentina con una caponata al mais, che è qualcosina di particolare. Ok, poi abbiamo delle spinate che tutti i giorni cambiamo, non so, con la zucca, con topinambolo, cioè abbiamo delle altri, tutti i giorni li cambiamo. Poi abbiamo una tartaragna, che è sempre, cioè una polenta taragna con della tartare, delle verdure e anche delle cosce di pollo marinate. Bene, dopo abbiamo, come si dice, diciamo che la cosa di punta quest'anno è qualcosa di importante, è il dolce. Il dolce che abbiamo, come dice, che abbiamo realizzato con Carlo Bertrami, che credo che sappiano tutti chi è, ok? E diciamo che questa è stata una cosa molto molto interessante, perché è un dolce particolare che vogliamo lanciare, che è a base sempre di mais spinato. Diciamo che sicuramente ne siamo orgogliosi di questo. Poi avremo, nel tempo, abbiamo altri piatti che dovremo presentare anche entro magari il mese di ottobre, per la scartocciatura, per la festa del mais ancora, perché continua, non è solo galà, dopo il galà c'è ancora tutta un'altra parte. Bene, dicendo che tornando sulla dolce, qualcosa di particolare, perché è una base a frullino di mais spinato con la polenta, una crema di polenta ricotta e con una gelée, diciamo una gelatina di birra scarlata, va bene, con un biscotto al cioccolato, un frullino cioccolato. Beh, diciamo che magari mi fermerei su questo per il momento, però sono tante altre novità durante questo mese di ottobre. Tante novità, e nel frattempo a me è venuta l'acquolina in bocca, quindi prima di arrivare al famoso dolce fatto con Carlo Bertrami, ovviamente cominciamo dalla polentina con la caponata. Adesso vediamo se dalla cucina è pronta. Nel frattempo, Emanuele, spiegami perché la caponata, da dove arriva questo piatto che non è tipicamente bergamasco, diciamo. Allora, non è grazie. Ma penso che non è una novità, perché, allora, una novità nel senso, perché questi giochi con la polenta, noi ci siamo divertiti giocando, abbiamo fatto tanti prodotti. E la caponata al mais, perché diciamo che si incontrano i gusti, perché adesso lo proviamo, è particolare, perché il gusto agrodolce della caponata si sposa molto bene, secondo me. Abbiamo già fatto provare e qualcuno hanno apprezzato, ecco. E com'è che tu conosci così bene la caponata? Spiegacelo. allora, essendo siciliano, bene o male, la caponata era un piatto per noi importante, uno dei primi piatti, la caponata. Perciò diciamo che questo, fare questi abbinamenti, come noi facciamo molte, per esempio le verdure, noi usiamo delle verdure bio che sono locali, cioè per esempio che abbiamo del cantiere verde che ci fornisce tutti questi prodotti che sono una meraviglia, come dico io. Diciamo che in modo particolare ho anche qualcosa che produciamo proprio direttamente noi, perché lo produce mia figlia, che è appassionata di agricoltura, e diciamo, allora
far sposare queste sempre le verdure, non so, di stagione con la polenta. Noi sicuramente, per chi ci conosce, facciamo assaggiare sempre, quando uno arriva, una polenta, magari a volte col cavolo rosso, a volte con la verza, a volte col topinambur, cioè abbiamo questi giochi che sono così. E appunto questo è dato da uno, per noi una cucina mediterranea, essendo siciliana, alla fine si sposano bene molti di questi piatti. Quindi adesso io lo assaggio per tutti quelli che ci stanno guardando e nel frattempo tu però ricordami, ricordiamo l'ingrediente principale della polenta e degli altri piatti, il mais spinato. Che particolarità ha questa polenta rispetto alla polenta tradizionale? Ma allora, il mais spinato, forse come dice qualcuno, che questi giorni abbiamo fatto un volantino noi con uno slogan: mi sono spinato. È da ridere, però mi sono spinato. Voglio dire, mi sono innamorato di questo mais spinato perché, diciamo, quando è iniziato il progetto che abbiamo condiviso, è stata una cosa molto importante e che ha delle caratteristiche che molto, non so, adesso in questo periodo, se uno lo mangia, ha un retrogusto di nocciola. Se andiamo su, per esempio, al discorso della polenta, è una polenta che io la definisco per volte un gusto nobile, cioè nel senso molto delicato, cioè non ti lascia sempre la voglia di continuare a mangiarlo, ecco. Caponata e polenta, ovviamente super promossa. Ed ora dalla cucina arriva quella di cui parlavamo all'inizio, la spinata, il vostro prodotto di punta che ovviamente in questi anni ha continuato ad essere rivisitata soprattutto negli ingredienti con cui viene presentata. E l'altra novità di questi giorni che adesso Emanuele ci presenta: mi hanno tolto la forchetta, anche se poi assaggiamo, dai. Raccontaci un po' di queste spinate nuove con questi prodotti di stagione. Allora, questa è una spinata con il topinambur. Diciamo che nelle verdure di stagione, appunto, questo è il momento che si raccolgono questi prodotti e noi usiamo sempre prodotti di stagione. In questo caso c'è la zucchina, c'è il radicchio, perciò è molto particolare, con della formaggella nostrana. Bene. Semplice, bianca, la pasta, così si può gustare molto di più la pasta perché è fragrante, così. Ok, invece per quanto riguarda il piatto di qua, questo è già più complesso, più complessivo. Diciamo che abbiamo una polenta taragna, poi abbiamo capù di magher, che è sempre quello della verza, il ripieno di magro, abbiamo una tartare. E poi abbiamo delle cosce di pollo marinate alla griglia, sono marinate, poi fatte alla griglia, scaloppate. Benissimo, con delle verdurine sempre, noi le verdure non mancano mai, quelle che sono locali, così anche bello colore, bello quello che è poi la presentazione del piatto, ma anche molto gustosi, particolari. Con un occhio anche alla tradizione, perché i capù riprendono comunque quella che è la tradizione, diciamo, certamente, parrese, bergamasca, sì, più ampiamente. La valseriana prende quello che sono i prodotti della valle, che diciamo che tutto sommato, diciamo che da un certo periodo adesso, sempre con la scusa da Expo in poi, da un momento in mai, sì, avendo anche la rotazione dei campi, la cosa molto importante è che noi abbiamo molti prodotti, per esempio, che sono locali. Tipo noi abbiamo dal frumento, abbiamo della segale, e che noi abbiamo il mais spinato, e che sono questi prodotti particolari locali, perciò noi riusciamo a fare dei prodotti tutto con valgandino, come diciamo noi, va bene, e il risultato è ottimo, cioè perché poi la gente apprezza tutto sommato. E questa favolosa tavola si va a concludere con il dolce, con il tanto dolce, stimato già in precedenza, ora lo possiamo vedere appunto che arriva dalla cucina, dicevamo, un dolce realizzato con Carlo Beltrami. Tutti lo conoscono, per chi non lo conoscesse ricordiamo che è il vincitore di Bake Off Italia edizione 2017. E, come avete pensato questo dolce? Da cosa è composto e che particolarità? Allora, la composizione è un frodino di mais spinato. Poi c'è un ripieno di ricotta, lo vedi che ha tre strati, di polenta e ricotta con del miele, ok? E poi c'è una gelatina di scarlatta rossa, che è questa, la birra che abbiamo, la nostra birra, ok? E un frodino a cacao.
Bene, pensato, diciamo che allora su questo vorrei dire due parole anche su Carlo. Quello che ci lega un attimino con Carlo l'amicizia, perché dal mio punto di vista è una persona straordinaria, perché come lo vedo io è semplice, attento, dinamico, cioè molto di cosa, anche pignolo sulle cose, molto particolare. Allora, e ci tiene, la cosa che lega è il fatto che lui ha questa voglia di cambiare le farine, di provare, di riprovare, di fare la ricetta. Questa è una cosa interessante, ha passione. Cioè la cosa che ti lega forse è la passione per quello che sono le cose semplici e poi metterli assieme. Quindi, allora, per quanto riguarda questo, io l'avevo sentito e gli ho detto: ascolta, vorrei fare qualcosina per il galà. E lui mi dice: vabbè, vediamo un attimino. E lui ha pensato di abbinare tutte e tre le cose. Secondo me è un dolce che è straordinario, nella sua semplicità, ma come dire, ti lascia, come dicevo prima della farina, ti lascia sempre la voglia di rimangiare un altro. Per quello. Su Carlo, io credo che quello che lui ha fatto così lo merita, perché è una persona che ha detto: fai sacrifici. Cioè, insomma, quando una persona, io per definizione, da buon, non essendo bergamasco, ho detto, anche quando l'ho visto qualche volta, e poi l'ho visto in televisione, cioè vedendo tutte queste cose che abbiamo fatto, le discussioni che abbiamo fatto, questo, diciamo, ha l'espressione del classico bergamasco: voglia di lavorare, voglia di fare, voglia di essere sempre pronto a rimettersi in gioco. E poche parole, operativo e poche parole. Sì, sì, sì. E il risultato, infatti, delle poche parole è qua, e non ci resta che assaggiarlo, insomma. Ci sono altre novità, ma le presenteremo più avanti, perché insomma Emanuele non si ferma mai, ci ha abituato a tutte queste novità, però non so se ci vuoi anticipare qualcosa o se ci salutiamo qui. Dirà a sorpresa, ci sono ancora 3-4 novità che in questi 15 giorni facciamo, anche come le spinate, man mano mi arriva la roba, per dire, non so, raccolgono qualcosa di interessante, dice: guarda che stasera facciamo questo. Allora è anche un'improvvisazione, sempre nella semplicità delle cose. Il nuovo dolce di punta di questi giorni del Galà dello Spinato, ma un dolce che poi caratterizzerà tutta la produzione del ristorante centrale di Gandino, è stato ideato da Carlo Beltrame. Buonasera Carlo, grazie per essere qua con noi, vincitore di Bake Off Italia edizione 2017, nonché diciamo miglior pasticcere della Val Gandino, della Valle Seriana, osannato amatoriale. Amatoriale, osannato da tutte le sue fan. Insomma, raccontaci un po' come è nata questa collaborazione con Emanuel Caleca, che viene avanti da un po' di tempo, ma soprattutto come ha ideato questo dolce molto particolare, che ovviamente ha come ingrediente il mais spinato. Allora, diciamo che il mio ingresso a Bake Off è iniziato con un dolce a base di mais spinato. Finite le registrazioni, durante il periodo della messa in onda, Emanuel mi ha contattato, mi ha messo a disposizione il suo laboratorio per provare a sperimentare nuovi dolci con ingrediente base e il mais spinato. Da qui sono nati i cookies, lo strudel, dei cantucci, biscotti un po' della tradizione classica, però rivisitati con base, appunto, ingrediente principale, il mais spinato. Col passare del tempo ho iniziato a dedicare meno tempo al laboratorio di Manuel, perché ho iniziato ad avere i miei progetti legati alla pasticceria. Sta nascendo il mio laboratorio in società con Rosalyn Pratt, che è l'altra concorrente del programma Bake Off della mia edizione. Quindi ho iniziato a dedicarmi tanto a quello e mi sono un po' allontanato dai progetti di Emanuel. Pochi giorni fa, una decina di giorni fa, mi ha contattato chiedendomi di ideare un dolce, appunto, per la sagra del mais spinato, un dolce tutto a base di mais spinato. All'inizio sono stato un po' titubante, perché avendo tutte le preparazioni per l'inaugurazione di Bake Lab Italia, che è il nostro laboratorio, credevo di non farcela. E gli ho chiesto un attimo di tempo per provare a pensare cosa potessi fare. Mi è venuto in mente che una preparazione molto gestibile è quella, appunto, di un dolce al cucchiaio, quindi in un bicchierino o in una forma particolare, in un contenitore. E poi da lì la costruzione del dolce è stata più facile di quanto pensassi, nel senso che ho cercato di mettere sempre come gusto base il mais, legato però a diverse consistenze e strutture.
Quindi una base fatta dal frollino al mais, di mais spinato, sbriciolato con una percentuale di burro di cacao e di gocce di cioccolato fondente, in modo che restasse impermeabile. Perché poi sopra c'è appunto una crema di ricotta, mais e polenta di spinato, che non volevo che andasse a far diventare morbido il frollino. E in cima chiudere una gelée di birra scarlatta, che crea un legame perfetto fra i tre ingredienti. Manuel ha fatto provare questo prototipo di dolce ai suoi clienti più affezionati. È piaciuto e il commento un po' comune è stato quello che lasciava un buon gusto, un buon retrogusto al palato. E quindi Manuel ha avuto l'idea di chiamarlo Resta in Bocca. Spero che questo dolce non si limiti a questa sagra del mais spinato, ma possa comunque restare in carta e diventare un must per appunto il locale di Manuel. Troveremo dei prodotti a base di mais spinato anche nel tuo laboratorio? Ma, sicuramente potrebbe nascere una collaborazione con Emanuel. Quando sono stato al suo laboratorio ho lavorato vari tipi di farine, non solo il mais, ma proprio farine anche di frumento. In questo momento ho appena raccolto e macinato il grano saraceno, lo sto provando, ha un profumo fantastico, anche semplicemente sbriciolato così in uno yogurt. Si sente veramente il gusto del seme. Penso che introdurlo in un dolce abbia bisogno di un certo studio per non andare a coprirlo con altri ingredienti, perché i prodotti comunque di base sono veramente di qualità e quando si ha un ingrediente di qualità non c'è bisogno di combinarlo con troppi altri ingredienti, ne bastano due o tre e si ha un ottimo risultato.